fermare la guerra, per fermare il riarmo, per impedire al governo Draghi di poter azzerare tutte le ultime conquiste degli anni 70. Diciamo no alla guerra, vogliamo più diplomazia, che tutti i governi europei, Russia, NATO, tutti quanti gli organi coinvolti cerchino una soluzione. Ogni giorno c'è un'economia che viene sgretolata, perché abbiamo visto i nostri governi dove per le armi ci sono sempre soldi, si stanziano soldi, si aumentano praticamente le spese per le armi, ma allo stesso tempo ci sono tagli per la sanità, tagli sulla scuola, tagli sul sociale. Secondo voi le scelte di Draghi non rispettano quello che è in realtà un sentimento? No, anche perché per quanto attendibili siano i sondaggi, però oltre il 60% dei cittadini italiani è contrario all'invio di armi. Mostro, Putin, mostro la NATO, criminale, Stato! La NATO non ha ragione di esistere. La NATO aveva un senso, il patto nord-atlantico, quando esisteva aveva un senso, poi insomma è tutto da vedere, quando c'era un blocco, il blocco sovietico che si contrapponeva a un blocco occidentale. Oggi il blocco sovietico non esiste più, il blocco occidentale però sta facendo delle operazioni, non solo ha sostenuto le guerre precedenti, compresa quella Jugoslavia, ma sta facendo un accerchiamento della Russia che ovviamente non può che produrre una reazione. Noi pensiamo che l'Italia debba uscire dalla NATO e che la NATO vada smantellata, che i lavoratori non possono pagare il costo di una guerra sbagliata. Non c'è una guerra giusta, ma questa è profondamente sbagliata in termini economici, in termini di aumento delle tariffe dovute al blocco del gas, alle sanzioni e così via. Noi pensiamo che sia bisogno che questo paese ritrovi una propria autonomia, che non sia subordinata all'Unione Europea e agli Stati Uniti e che abbia una capacità invece di porsi come elemento di pace in tutta l'Europa.